Festival dei Giochi di Strada a Verona, l'inviato Massimo Mignanelli. De dónde eres? De Yucatán, México. ¿Cuántos años tiene este juego? Tiene más de 3.500 años. 3.500 anni. Sí. Spettacolo, tradizione, cultura per il Tocatì di Verona si riassumono nella parola gioco, anzi giochi, perché tra vie e piazze ne sono stati organizzati oltre 40. Per tre giorni la cultura ludica tradizionale trasforma uno dei centri storici più belli del mondo in un grande laboratorio a cielo aperto. Ecco il Taosheng, dichiarato sport tradizionale nazionale di Taiwan, molto più che il semplice salto con la corda. La novità di quest'anno sta proprio nella presenza di tanti paesi stranieri. Sono arrivati praticamente da tutti i continenti a portarci le loro culture, le loro tradizioni, giochi straordinari dal Messico, dal Brasile, dalla Persia. Ma c'è anche tanta Italia, dalle Marche a quei trampoli. Venivano utilizzati dai contadini e dai minatori per attraversare il fiume, quando ancora non c'erano i ponti. Chi non ricorda i carrettini a sfera? I freni, la sicurezza, due cuscinetti davanti, due dietro, tutto in legno. Dal pizzicantò della Basilicata, robusti giovani impegnati a costruire torri umane, fino alla corsa con le botti. Più che faticosi ci vuole abiltà nel portarli, il segreto sta un pochino nel spingerle al centro. Chiusura ancora dal Messico con la tipica figura dei mariachi ed il loro canto.